Buonasera da Occhio alla Notizia, siamo qui come ogni sera a raccontarvi i fatti del giorno, gli avvenimenti di questo sabato 24 gennaio 2015. Partiamo dalla politica, protagonista Mirko Carloni che ha annunciato le sue dimissioni da consigliere comunale. Mirko Carloni ha deciso di dimettersi dal consiglio comunale per favorire l'ingresso di Alberto Santorelli, così da rafforzare il gruppo Progetto Fano. Tra i vari motivi che hanno portato a questa scelta c'è anche, tra gli altri di natura professionale, il prossimo impegno elettorale delle regionali. Ritengo, come ho sempre fatto anche in passato, che sia giusto dedicarsi a tempo pieno al rinnovo del consiglio regionale. Dal 1999, quando avevo 18 anni, sono stato eletto nella Civica Assise continuativamente per 4 mandati e questo legame con la mia città, a cui devo tanto, non si romperà mai. Queste le parole di Mirko Carloni commentando la sua decisione. Ma partiamo da questa mattina alle 11, siamo in piazza 20 settembre a Fano, dove si respirava aria di carnevale. Questo matrimonio sa da fare e non poteva essere altrimenti, visto che l'amoretta e il carnevale sono le espressioni popolari di maggior spicco della città di Fano. E così, contravvenendo alle manzoniane cronache, ora il carnevale ha la sua amoretta personalizzata. Una bottiglietta al costo di 7 euro con il logo del carnevale. Il carnevale di Fano tira fuori dal cilindro sempre qualche coniglio e questo è uno di quelli. Beh, questa è un'iniziativa molto interessante, brillante, che utilizza il grande veicolo del carnevale per propagandare il prodotto caratteristico di Fano, la moretta, che si è fatto sempre più strada negli ultimi anni nel gusto degli appassionati della arte culinaria nostra, il modo degno per chiudere ogni pasto, la tradizione dei marinai, e quindi penso che si coniughi bene con questa grande kermesse che Cecchini, la carnevalesca, sta mettendo in campo. Mi pare una sinergia nuova, il lavorare in rete con le eccellenze del territorio in modo tale che si valorizzi una vicenda, quindi è una bellissima iniziativa. Allora, il carnevale è pronto, scalpita, i carri stanno rombando, però insomma la carnevalesca una ne fa e 100 ne pensa. Hai detto molto bene, perché appunto questa è una delle tante sorprese che vi daremo da oggi arrivare a domenica alla prima sfilata, e questa è una delle cose che caratterizzano il carnevale e la nostra città. Quest'anno abbiamo sinergia con il Brodetto, non poteva mancare con l'altra eccellenza del territorio che è la moretta. Quindi la moretta del carnevale, e già tutti mi hanno chiesto: ma dove la troviamo? La trovate in tutta la città, in tutti i bar, in tutti coloro e tutti i commercianti che vorranno appunto pubblicizzare il nostro carnevale e attraverso il carnevale offrire la moretta, che sapete è una bevanda spiritosa grazie alla creatività dei nostri marinai. E quindi è una proposta che tutti insieme, fanesi mi raccomando, approfittate di questa occasione e dovete direttamente informarvi tramite la Maior Liquori di Acqualagna. Vi dico anche info@maiorliquori.com, 0721 79 71 78, chiamate il signor Gianluca, prenotate le vostre bottiglie, perché ripeto, in tutti i bar, in tutti i negozi, in tutti i commercianti che vorranno avere la moretta del carnevale, non fatevela mancare, perché sicuramente andrà a ruba, perché le migliaia e le migliaia di turisti che visiteranno la nostra città in occasione del carnevale, oltre al prendigetto, si porteranno a casa la moretta del carnevale. E che dirvi ancora? Vi aspetto al carnevale, quindi buon carnevale e buona moretta del carnevale. Oggi pomeriggio invece alle ore 15 protagonista l'Avis sezione di Fano alla Memoteca Montanari, perché ha presentato la sua mostra concorso Avis in vetrina. È giunta la sua terza edizione questo concorso, partorito dalle fervide menti del direttivo Avis. Nella sala ipogea della Memoteca Montanari sono stati premiati i vetrinisti che hanno dato vita a questa edizione di Avis in vetrina. Si vede che proprio hanno messo, oltre che il fatto proprio di un cartello in sé per sé, hanno proprio messo dell'anima, hanno proprio pensato a esprimere cosa volesse dire l'Avis. Io sono molto felice di questa iniziativa, poi ovviamente il mio cuore pulsa quando parlo di Avis per il legame che ho, per l'impegno che ho profuso negli anni precedenti, quindi veramente una bella iniziativa e complimenti ad Avis e a tutti i commercianti che hanno aderito.
E rimaniamo sempre in tema di piazze, perché oggi due piazze della nostra provincia, precisamente Fano e Pesaro, sono state il teatro di due manifestazioni incentrate sulla immigrazione e sul terrorismo. Questione immigrazione in primo piano nelle nostre città. Due piazze e due manifestazioni di segno opposto. A Pesaro, in Piazza del Popolo, gli 11 centri culturali islamici della provincia sono presenti per dire un no forte e deciso alla violenza e al terrorismo, in risposta ai sanguinosi eventi accaduti questo mese in Francia. Presente anche una delegazione della CISL di Pesaro Urbino insieme all'ANOLF, l'associazione della CISL che rappresenta i cittadini extracomunitari. Una presenza questa per riaffermare il valore della reciproca convivenza e dell'integrazione civile, politica e religiosa. A Fano, in piazza 20 Settembre, imponente spiegamento di forze dell'ordine per la manifestazione della Lega Nord contro l'immigrazione senza regole che sta raggiungendo costi economici e di sicurezza sempre più intollerabili, dando origine a fenomeni paradossali. Nel corso della manifestazione verranno letti brani scelti di Oriana Fallaci, che con anni di anticipo previde i rischi di un'immigrazione in Europa senza regole e senza limiti, e commemorati con una fiaccolata silenziosa i giornalisti satirici francesi uccisi dai terroristi per delle semplici vignette. E siamo arrivati alle 18 di questa sera, dove si è inaugurata una mostra fotografica con un tema molto particolare. È stata inaugurata alle ore 18 presso l'ex chiesa di San Michele in via Orco d'Augusto a Fano, Le città visibili, l'esposizione fotografica collettiva del Fotoclub Fano. L'idea del progetto Le città visibili, ci spiega il presidente Alessandro Antonioni, è nata dopo un'analisi profonda dello storico libro di Italo Calvino, Le città invisibili, avvenuta durante lo scorso anno. Considerato uno dei capisaldi della letteratura italiana di tutti i tempi. Gli autori partecipanti, che sono 18, si sono confrontati, approcciandosi al tema narrativo, tramutandone i caratteri letterali in racconto fotografico. La mostra sarà visibile dal 24 gennaio al 4 febbraio 2015, dalle ore 17 alle ore 20 tutti i giorni, venerdì, sabato e domenica invece dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23. Bene, tutto per oggi, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro buona serata e buona domenica. Arrivederci.